Siamo con Massimiliano Eugeni, presidente della SD Petrignano Calcio, pronto ad iniziare un'altra serata di questa 23esima edizione della festa della birra dello Stinco. Allora, siamo ancora vicini alla metà, ma non del tutto, di questa edizione numero 23. Intanto un primo sommario, evidentemente bilancio di questo appuntamento. Una sagra che è iniziata molto bene, sabato abbiamo avuto il pienone e sinceramente questo mi fa piacere perché questa sagra della birra che diciamo tutti noi l'attendiamo a inizio anno, che ci porta un pochino di entusiasmo, un pochino di anche di introito diciamo per andare avanti sul calcio, perché chiaramente le risorse oggigiorno sono finite, dunque pochi sponsor. Con questa sagra della birra noi ci divertiamo tutto l'anno nel calcio. Ecco, un'associazione sportiva, la vostra, che dà la possibilità a tanti ragazzi, sono oltre 200 quelli che fanno sport con voi nel settore giovanile, oltre ovviamente alla vetrina della prima squadra. Sì, abbiamo un bel settore giovanile e proprio quest'anno noi abbiamo improntato tutto diciamo, il nostro settore giovanile sulla qualità. La qualità perché? Perché purtroppo noi non ci possiamo più permettere di andare a prendere giocatori con rimborsi onerosi. E dunque noi è giusto che come paese di Petrignano, è un paese che quest'anno noi abbiamo fatto ancora una volta l'eccellenza, però l'eccellenza ha un costo chiaramente. Siamo retrocessi perché purtroppo abbiamo fatto delle scelte sbagliate e proprio da queste scelte sbagliate noi ripartiamo credendo nei nostri giovani, credendo nei giovani che sono andati in A1, una bella juniores fatta di tutti i ragazzi del 2000-2001. E quest'anno ripartiremo con loro e con qualche esperto che ci possa garantire un divertimento. Io l'anno scorso purtroppo ho passato 35 giornate di agonia perché veramente siamo arrivati all'ultimo facendo gli spareggi play out con rammarico, perché avevamo costruito una squadra ecco, per farci divertire e in effetti però è andata male, ecco. Il calcio è strano, ma come diceva il Presidente, da questa, chiamiamolo così, stagione non fortunata si riparte con ancora più carica, puntando proprio su quelli che sono i ragazzi che avete visto crescere nelle vostre squadre fin dai primi calci. Sì, è proprio, se voi poi fate un giro all'interno vedrete che chi porta tavola, chi è diciamo vicino a noi, stanno abbiamo coinvolto molti ragazzi, molti ragazzini che sono alle prime armi, perché sono ragazzini delle annate 2006-2007. Proprio perché vogliamo far vivere anche a loro questa sagra e loro ci vengono molto contenti, pertanto vogliamo ricreare un Petrignano calcio fatto proprio di giovani nostri giovani. Potremmo quasi dire che questa è una sorta di campus un po' diverso dal solito, continua l'attività sportiva sempre nel pianeta della società sportiva in un meccanismo molto particolare ma divertente soprattutto per i ragazzi. Sì, tra l'altro noi nel mese di maggio organizziamo un grande torneo che quest'anno hanno coinvolto circa 92 squadre dell'Umbria e questo torneo dura un mese e qualche giorno. E proprio è un piacere anche perché vedi tanti ragazzi che passano, tanti genitori che poi si fermano qui a mangiare, insomma è questo che puntiamo un pochino all'entusiasmo dei ragazzi. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma il calcio umbro anche dall'eccellenza, se non riparte da questi valori purtroppo muore, e come ben sapete quest'anno avete visto che il Villa Biagio non si è riscritto, ma non si è riscritto perché? Perché purtroppo era chiaro, perché una società che spende tanto e c'è solo diciamo, una persona che tira il carrettino, parliamo così, è difficile gestire se non hai in contorno diciamo, di gente che ti dà una mano. E purtroppo sono anche altre squadre che non si iscrivono ai campionati. Noi dobbiamo ripartire, come anche io ho fatto un appello da poco in televisione a tutti i presidenti, dobbiamo ripartire dai valori del settore giovanile, altrimenti questi paesi muoiono tutti di calcio. Tornando invece alla festa, tanta musica, tutte le sere si balla con le migliori orchestre che è possibile vedere nel corso di quest'estate 2018 e poi il buon mangiare e la birra a fiumi. Sì, quest'anno abbiamo tante qualità di birra e la gente viene anche perché il nostro Stinco veramente lo facciamo bene, è speciale e no, non a tutti riesce. Qualcuno mi chiede, dice lo faccio anche a casa ma non è buono così. Abbiamo una ricetta particolare, una persona che lo cucina altrettanto particolare, pertanto è anche l'aria stessa, no? Diciamo come se tu mangi una cosa a Napoli e non la fai qui e non viene. Ecco, diciamo, il nostro Stinco è molto appetitoso e credo che questa festa ha un successo da 23 anni, un motivo c'è.
E allora Presidente, ripetiamo l'appello, fino a domenica qui si può stare bene, mangiare, divertirsi, passare delle serate molto piacevoli. Sì, aspetto tutti, mi raccomando, perché noi ci teniamo a questa sagra. Okay.